scendere lungo la costa e inoltrarsi nella qualità boschiva autoctona del paese di Milano. L'hai vista anche te? Cosa? Come cosa? La Rita Batanchia. La grande aquila? No. No, la Rita Batanchia che si è inoltrata nella rete boschiva dell'area vienese, nel Poggio Sinferlo, nel Monte Genesio. Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare. Va bene così, ma poi me ne restano mille. Questa che vedete, la casa degli Scurrili, detta anche Cadiapè, era una casa d'appuntamento. Ah, ho capito, ma dai. Il problema era che dopo l'appuntamento risalire. Esatto, era un problema. Era un problema, era un problema. Quindi sì, gli affari andarono male un po' che per quello. Ho capito. Mi basta una chitarra e dico quello che penso. In questi panorami molte volte mi perdo. Questo vento caldo mi riporta a Salerno. Noi due ragazzini andando al mare sul mezzo. Era tutto diverso, oh oh oh. Non ci vediamo da un pezzo, mo. Come le onde del mare, e noi che non siamo stanchi di fantasticare, ma poi basta un momento, guardarti mentre stai dormendo, negli occhi c'è un mondo stupendo, cosa te ne fai della? Ci troviamo a Fornovo, è tappa fondamentale della Via Francigena e che ha ripreso, diciamo così, l'attività, tra virgolette. I passaggi sono cresciuti dopo la pausa del Covid, sono cresciuti soprattutto, sono cresciute le presenze di stranieri che erano mancati in questi due anni per ovvi motivi, non potevano spostarsi dai loro paesi. E qui non è un luogo comune, davvero passa il mondo, perché restando qui all'ufficio turistico come punto di osservazione, di contatto, di accoglienza prima del paese, ci rendiamo conto che chi arriva, arriva un po' da tutti i continenti ormai, soprattutto dall'Europa, che sono i primi fruitori di questo cammino, che è europeo appunto. Tanti italiani che sono cresciuti nel tempo, perché credo sia cresciuta anche una cultura dell'andare lento, del camminare, dell'aria aperta, ed è un elemento questo che ha cresciuto anche a fronte del Covid. Abbiamo registrato dopo il lockdown un risveglio in questo senso, cioè le persone avevano bisogno di stare all'aria aperta, di stare insieme, di condividere un'esperienza che è quella del cammino, non necessariamente la Via Francigena, ma in generale percorsi natura. E come dicevo, questa cultura in Italia è cresciuta negli anni, l'abbiamo visto, e vedere anche tante persone che incuriosiscono perché arrivano, come dicevo, da lontano, si fermano, e ci sono tanti cittadini che chiedono ma andate a piedi e fino a Roma, e quindi è cresciuta anche questa forma di accoglienza diffusa, quantomeno di rapporto con chi passa, da parte della cittadinanza, del territorio in generale, e questo è molto importante, perché non ci sono soltanto gli uffici turistici, i presidi fissi, ma c'è appunto una forma di accoglienza diffusa che deve inevitabilmente crescere, perché così deve essere, ognuno deve essere promotore della propria terra, del proprio paese, essere orgoglioso, e quindi questo speriamo davvero che cresca nel tempo. Se vuoi ti compro tutta Malibu.
ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti, 4 di notte e le luci si spengono, la brasa in colla. L'hanno appena mollata, ecco, dai, si vede così. No! È comparso nel video. Questo è da inserire, eh? Sì, eh. È un moto che si vuole là. Ecco, tipico inquinamento qua dell'area. Io non c'è l'arma, non c'è più cazzo. Voglio fare quello che non ho. E allora vai dritto con il là. Ecco, riscaldamento globale. Ecco, uno che da cinquale a fontanellato viceversa. Qui siamo a casa Baratta. Punto fondamentale, sinergico del passaggio della via Francigena. Pare che sinergico si avesse sostato proprio in questa vecchia maglione. Sinergico? Sì, la Francigena per Medesano è qualcosa di davvero prezioso e importante, è un percorso culturale e religioso che si snoda sul territorio medesanese per circa 13 km ed è davvero un punto di forza per tutto il territorio. L'amministrazione sta mettendo in campo tutta una serie di investimenti davvero significativi. Ricordo ad esempio la realizzazione, in corso di realizzazione, della Poli Servizi Integrati a Felegara, un investimento complessivo da 1.239.600 euro, che prevede la pista ciclabile di collegamento Carnevale a Felegara già realizzata, l'ostello per i pellegrini a Felegara nei locali della Casa Colonica di proprietà della parrocchia e la riqualificazione della Casa Torre, un edificio storico del paese, quindi un complesso davvero importante, culturale, di accoglienza per i pellegrini e per tutta la comunità medesanese. In corso di progettazione invece una nuova pista ciclopedonale che collegherà Medesano a strada delle Milane, che è il primo tratto medesanese della via Francigena, un investimento complessivo di circa 160.000 euro finanziato da contributi ministeriali. E poi ancora in corso di progettazione la messa in sicurezza di 2 guadi sul percorso della via Francigena che riguardano il torrente Dordone e il rio Scalzerino all'interno del Parco del Taro, quindi tanti investimenti per migliorare la fruibilità della Francigena, quindi il percorso che i pellegrini francigeni fanno sul territorio medesanese. Tanto lavoro da fare, tante sinergie da trovare sul territorio, ma le stiamo trovando grazie alla disponibilità di tanti operatori che accolgono i pellegrini nei bed and breakfast piuttosto che in altre situazioni di accoglienza, e quindi è davvero importante per noi continuare a lavorare a favore della Francigena, investendo risorse pubbliche sulla Francigena, perché il turismo lento è in via di sviluppo, è forte via di sviluppo in questa direzione, appunto sulla Francigena, e per gli enti locali è fondamentale continuare ad investire per portare qua sempre più pellegrini, che ovviamente sono persone preziose che attraversano il territorio, lo fanno in maniera lenta e quindi possono osservare le peculiarità e le bellezze di quelle che sono i territori di Medesano e Fornovo. Diciamo
qua che abbandoniamo la via Francigena segnata sulla ciclabile, perché è talmente orrenda, fumosa e polverosa, per prendere il più bel percorso 8,50 creato dal Libero Cammino, che ci porterà sulle meravigliose colline di Pelegana fino alla Granduzza Squercia e poi al TAR. Va bene? Va bene! Va bene. Inquadri, guardi, lì c'è il segnale per chi vuole approfittare di questo bel percorso. Adesso riusciamo a partire. Conquistato, il mio nome lo dici, Billy Slaro, scalto che era Tatoschi, guardò sopra il posto, tre quarto gormiti, gang, lo buteno de mar, tre Rolex, Saloran, Trumaglie, tutte più prezioso. Sentiamo zitti tutti, pistole nella Gucci, bastardi coi cappucci, fanno ratatata, so come farabutti, ci aspetta la tua pussi, si sfila il piano. Mi chiamo Don Enzo, sono parroco di Pelegara da 11 anni. Quando sono arrivato qui mi sono accorto di essere sulla via Francigena. Vedevo che c'era un grande passaggio di pellegrini. Venivano da tutte le parti, da Italia e da estero. Ed era una cosa molto piacevole intrattenerci con loro. Qui all'oratorio abbiamo anche la presenza dei ragazzi che tante volte sono qui per le loro attività di oratorio e si meravigliavano nel vedere e nell'ascoltare certi pellegrini che camminavano a piedi da distanze veramente grandi, da città importanti ma molto lontane. Allora ci è venuta in mente la possibilità di fare una accoglienza stabile per i pellegrini. Qui c'era la casa del contadino, era in disuso, era ferma da diversi anni. È venuto fuori un bando europeo che permetteva la costruzione di un ostello a determinate norme, eccetera. Siamo riusciti a prendere quel bando, per cui è entrata in movimento tutta la costruzione del nuovo ostello. L'Europa non può dare i soldi alla Chiesa, allora abbiamo concordato con la Curia di passare tutto al Comune per 20 anni con una convenzione fatta e firmata. Nel frattempo sono stati fatti i lavori, ormai sono terminati, c'è solo da sistemare l'interno con i mobili e trovare la persona che farà l'accoglienza. È una cosa grossa, ci saranno 20 posti disponibili per i pellegrini e io non vedo l'ora che questo venga inaugurato. Sono contentissimo, è una struttura, come vedete, grande e anche molto bella, ristrutturata di dentro e di fuori. Si chiamerà Ostello Comunale Sant'Agnese, sulla via Francigena, che noi qui in parrocchia abbiamo la devozione particolare a Sant'Agnese. Comunque siamo sulla via Francigena e quello già ci basta. Non poetifica. Non improvviso. Non improvviso. Il poeta ragiona. Paganini non ripete. Il poeta ragiona, no? Oh, Quercia Pia, tu che il vento non ti porta via, alla luna rifrangente sulle tue foglie dorate, splendi nel sole e queste le sempre lasciate. Vai! Wow! Bello, bravo Giorgio! No, potrebbe andare per Bacchini, sì. Sì, 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 sì. Beh, se van bene le gocce sulla finestra, esatto, la condensa. Anche... Esattamente. Oh,
Abbiamo registrato tutte le nostre aspre critiche su Bacchini. Poi le mettiamo su Facebook. Esatto. Per Camillo ci mettiamo. Esatto. Questa bellissima piazza, antistante questa pieve meravigliosa dedicata a Santa Maria Assunta, rappresenta un punto importante della Via Francigena. Siamo alla fine della tappa 19, inizio della 20, prima della salita degli Appennini, quella faticosa. E la nostra amministrazione ha lavorato in sinergia con tantissime persone, ma soprattutto con la parrocchia, per ripensare gli spazi pertinenziali di questa bellissima pieve, anche in funzione dell'accoglienza del pellegrino francigeno. Abbiamo in previsione e abbiamo ottenuto un finanziamento importante da parte della Regione, 1 milione di euro totali, 700.000 dalla Regione e un contributo veramente fondamentale da parte di Fondazione Cari Parma di 210.000 euro proprio per intervenire su questo comparto, il comparto della pieve. Questo finanziamento servirà per realizzare un ostello, un punto di accoglienza turistica strutturato, adatto a quelli che sono i flussi sempre crescenti di pellegrini. Si tratta di pellegrinaggi appunto francigeni, ma anche di un turismo lento, un turismo che ha come obiettivo quello di soffermarsi e di vedere i luoghi, di conoscere le persone, di entrare un po' di più in quella che è l'identità dei territori. Ecco, da questa piazza è importante ricordare questo, il pellegrinaggio francigeno, ma soprattutto questo edificio con la sua storia millenaria, rappresenta l'identità di Fornovo, almeno una delle sue identità. Ogni fornovese ha un ricordo di questa piazza, di questo luogo, e la Via Francigena è diventata un collettore di sensibilità e anche di interessi. Molto importante quindi continuare a migliorare la qualità dell'accoglienza, ma soprattutto la qualità dell'analisi culturale e identitaria di questo luogo. La Via Francigena promuove una riflessione culturale che non è indifferente e che ha riportato le persone a valutare attentamente e a ripensare attentamente i luoghi, investendo, studiando, creando occasioni anche di lavoro e di promozione concreta del territorio. Questo è un patrimonio che è dal patrimonio immateriale, ecco, dell'identità, della cultura, si arriva poi a un patrimonio materiale, quantificabile in passaggi, in aperture di attività, in attività di sostegno e in collaborazione di tutto quello
quello che è un comparto turistico in pieno sviluppo. Ci piace pensare ad un turismo ambientalmente sostenibile e quindi il lavoro che l'amministrazione sta compiendo in questo periodo, concretamente con il supporto della regione e dei privati, ma soprattutto con una larga partecipazione ideale ma anche concreta di idee, di impegno da parte dei fornovesi, è sicuramente una priorità. Abbiamo capito che tutti insieme si riesce a migliorare la qualità del nostro territorio, della nostra offerta culturale, commerciale e soprattutto ci ha fatto riscoprire la bellezza di quello che è Fornovo legata alla sua storia lontana, partendo dall'anno 1000 e forse anche prima. Se mi vieni a cercare